Non so che percezione realmente della storia. Infatti ho dovuto fare più di un pezzo per riuscire a trovare l'equilibrio che cercavo. Nonostante ciò, trovo inutile dire che non è una dedica, in quanto c'è più di ciò che ho vissuto in quel periodo. E poi, perché le dediche non fanno per me. Io forse ero in preda a un periodo di estrema debolezza, quindi non so che cosa ho provato. Ecco perché Cuore in Sala Moia parla del sottoscritto e non di una persona in particolare. Tu mi hai detto che non tutti possono capire, ma io ci tengo che chi sta ascoltando e non sentendo possa avere una chiave di lettura per la buia cupa notte in cui ti vedrò, passerò come fossi una comparsa con la luna nella tasca e il mio cuore stretto in mano, ma io ti dirò, ti dirò, ti dirò, nonostante io sia timido, che mi piacevi davvero, forse era la sensazione, ci possiamo vedere in foto dove provo le emozioni. Soffrendo per te tipo un sacco, tipo che mi sono pure scordato. Tutto il dolore che io ho già provato non hai ricambiato. Beh, che peccato. Ero da solo, diluviava a giugno, anche ad agosto, diluvia a luglio. Tocchiasso l'ombrello, non me l'hai portato. Non c'è stata pace, nemmeno un litigio. Però che stasera dormi, non ti faccia male. Mentre passi i controlli, chissà dove vuoi andare. È cullata dalle nuvole, nulla a tue di favole. Mentre dorme per terra in una pozza di lacrime. Non so se si può scordare che tutto va a rotoli senza un perché. Mi faccio le domande, spero in delle risposte, è meglio non averle. E quindi ti vedrò.